È il 1216 quando San Francesco, dopo aver superato una dura battaglia con il tentatore, ha un'esperienza mistica intensa, l'incontro con il Signore e la Vergine Madre. Durante quella esperienza estatica, Francesco chiede una grazia per tutti gli uomini. Ad ogni persona pentita e confessata che avesse visitato quella chiesa, fossero rimesse completamente tutte le colpe. La risposta del Signore è così, riportata dalle fonti francescane. Quello che tu chiedi, o frate Francesco, è grande, ma di maggiori cose sei degno e di maggiori ne avrai. Accolgo quindi la tua preghiera, ma a patto che tu domandi al mio vicario in terra, da parte mia, questa indulgenza. Nel tempo il dono di questa indulgenza, basata sulla richiesta di San Francesco, data l'impossibilità di molti di arrivare ad Assisi, si è diffusa come desiderabile e ottenibile anche presso le proprie comunità. Resta vincolante l'atto di fede nel Signore, l'impegno a rimediare e cambiare e la vita sacramentale. Ma che cos'è l'indulgenza? Per spiegarlo immaginiamo un pallone da calcio e la casa del nostro vicino. Immaginate che state giocando e a un certo punto fate un tiro più forte del solito e... Ops! Il vetro del vicino è stato spaccato dal vostro pallone. Beh, chiaramente andate dal vicino e, molto pentiti, chiedete scusa. Il vicino, prima arrabbiato, è poi disponibile a perdonarvi e quindi tornate esattamente amici come prima, perché il vicino è stato molto misericordioso, ma il vetro resta comunque rotto. E allora, in ogni confessione, dopo il nostro peccato, si ricostruisce per la potenza del Signore Gesù la comunione con Lui, l'amicizia con Lui. Io rompo il vetro di casa sua, per dire l'esempio usato prima, ma Lui non porta rancore. Ma il danno, detto anche pena temporale, del nostro esempio, la finestra rotta, resta tale se io non rimedio con la carità e con la grazia del Signore. Cioè, in ogni confessione mi è restituita la comunione con il Signore, cancellato il peccato, ma il danno prodotto, beh, a quello io devo porre rimedio. Ma va anche ricordato che non tutto è rimediabile in questa vita. Per questo una parte della vita eterna, dove la comunione con il Signore sarà ancora più forte, ci servirà per aggiustare e rimediare ai danni prodotti dal nostro peccato. Per questo nel tempo questo spazio della vita eterna ha preso il nome di purgatorio. In altre parole, con l'indulgenza io dunque ricevo per grazia sia il ripristino della comunione con Dio che il perdono dei peccati, sia che Egli cancelli il danno o lo aggiusti per me, fatto salvo il mio impegno. È come se il mio vicino di casa mi perdoni e paghi lui il vetro rotto da me. Per ottenere l'indulgenza occorre confessarsi con sincerità, ma questo sempre, quindi prenderla un po' più sul serio di quanto ci capita di fare, essere pentiti e rimediare con tutto noi stessi, mettendoci cioè dell'impegno. Fermarsi in preghiera davanti al tabernacolo qualche istante, proprio perché deve essere chiaro che noi riceviamo un dono e quindi siamo lì anche per ringraziare. Pregare secondo le intenzioni del Santo Padre, perché la Chiesa fa da mediatrice in tutto questo, e fare la comunione dopo ciascuna di queste cose.